presentato questa mattina il programma della Festa della Musica 2021 che si terrà alla Villa de Capua a Campobasso, dove lunedì 21 giugno dalle ore 12 alle ore 21 saranno proposti numerosi concerti a cura del Conservatorio Perosi. La Festa della Musica, giunta alla 27ª edizione, è un evento fatto di concerti e proposte musicali che intende celebrare il solstizio d'estate e si svolge in oltre 120 paesi nel mondo. A Campobasso è organizzata lunedì 21 giugno dalle ore 12 alle 21 a cura del Conservatorio Lorenzo Perosi nello scenario della Villa de Capua. È un evento bellissimo che si ripete ogni anno. E anche quest'anno noi lo interpretiamo come il simbolo del ricominciare, a sperare di tornare alla nostra normalità. La nostra normalità è fatta di concerti, di esibizioni, di un rapporto strettissimo fra esecutori e pubblico, quindi è quello che cerchiamo e quello che dobbiamo ottenere. Sono sicuro che questa volta sarà una volta buona, andrà meglio dell'anno scorso. E noi siamo pronti, i nostri studenti sono pronti, ci sarà questa lunga maratona di 11 ore circa di musica continua, non stop. Con esperienze musicali le più varie, formazioni veramente varie. Una iniziativa che vede l'impegno dell'amministrazione comunale, indirizzato anche a valorizzare uno dei luoghi più significativi della città. Un appuntamento nuovo questo con il conservatorio, ma non per la villa che è già stata in passato oggetto di importanti rassegne. Ci teniamo perché è il cuore verde della città ed è il luogo più adatto nel periodo estivo per poter in serenità ascoltare i concerti. Ovviamente invitiamo sempre alla prudenza perché dobbiamo sempre ricordarci che non siamo ancora fuori dall'emergenza, però sicuramente ascoltare musica classica in un luogo così bello, insomma, ci fa riavvicinare a una positività che speriamo possa caratterizzare d'ora in avanti la nostra vita sociale. Oltre alla Festa della Musica, nel cartellone degli eventi di giugno sono previsti il 22 e 23, alle 21 e sempre a cura del Conservatorio di Campobasso, due eventi musicali dedicati al jazz. Questa kermesse sarà seguita poi nei giorni seguenti da 2 giorni di musica dedicata, di serate dedicate al jazz, il 22 e il 23, con la manifestazione Jazz in Villa. Il Conservatorio sta contemporaneamente preparando i festeggiamenti per il 50° anniversario. Stiamo definendo insieme alla Regione Molise, all'Assessorato Cultura, con l'assessore Cutugno, tutto quello che faremo per gioire di questi primi 50 anni. Quindi ci saranno numerosi concerti che proporremo in tutta la regione, con grandi e piccoli eventi sparsi in tutti i centri del Molise, anche nei più piccoli borghi, nelle chiese, nelle piazzette.